Il vostro sacrificio, giunto fino all'estremo della vita, sia d'esempio alle nuove generazioni che possano, sotto la vostra guida, capire i veri valori della vita, vivere in pace, non odiare, ma imparare ad amare ed apprezzare tutti, che possiate dall'alto del paradiso guardare noi, poveri mortali, e suggerire ciò che l'uomo fa, portandolo sempre a ragionare nell'interesse della convivenza comune e della fratellanza. Non vi dimenticheremo mai. A voi, eravamo in 19. Thank you.
Direi che non dobbiamo aggiungere altro, se non che questo brano davvero ci ha procurato i brividi a tutta la piazza. Quindi io continuerei questo applauso perché davvero è doveroso. Emanuela ci ha già raccontato tutta la storia che è tutta racchiusa in questo brano musicale e noi l'abbiamo vissuto tutti quanti a pieno. Grazie davvero a tutti quanti i nostri musicisti. E prima di continuare con il repertorio musicale della Fanfara Scattini, io ho un altro ospite da presentarvi, che è il presidente associazione ANB Bersaglieri di Urmiano. Con noi Adriano Benedetti. Buonasera, innanzitutto benvenuto, è un piacere vederla arrivare perché insomma lei è un bersagliere doc. Le passo il microfono subito, è a casa, praticamente nella piazza di casa sua. Benvenuto e insomma ci dica qualcosa per questa splendida serata che stiamo vivendo. Carissimi bersaglieri della Fanfara Scattini, tra le cose che ho più amato c'è anche la Fanfara Scattini ed il suo stupendo maestro Virginio del Prato. Siate fieri di farne parte e consideratevi fortunati di avere un maestro ed un comandante della levatura spirituale e capacità professionale quale è l'amico del Prato. Amatelo come egli ama voi, perché egli vive di voi e per voi. Autorità dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, autorità militari, civili, religiose, bersaglieri e cittadini, anche a nome dei 50 bersaglieri componenti la sezione di Urmiano, porgo a tutti un affettuoso saluto ed un caloroso benvenuto. Grazie a tutti per essere intervenuti qui a festeggiare la nostra fanfara. Chiedo scusa per la mia presunzione nel dire nostra. La tua fanfara, bersagliere del Prato. Questa fanfara per la quale hai sofferto, gioito, pianto, esultato e corso fino allo spasimo dando tutto te stesso affinché noi bersaglieri tutti esultassimo e fossimo esaltati nel sentire le tue note. La fanfara gelosa e qualificata custode del bersaglierismo più puro. Essa l'emozione. Essa è questa si chiama, allora, assolutamente emozione. Succede anche in diretta televisiva, sa, non succede solo nelle piazze dei vari paesi, nelle piazze d'Italia. Questa è emozione, giustificata dall'emozione che abbiamo vissuto per la musica, ma anche da questo pubblico spettacolare. Ma adesso si riprende, sta cercando un po' di riprendere il filo e poi continueremo questo spettacolare discorso che sta tenendo, insomma, la curiosità di tutti quanti noi. Ci siamo. Volevo fare il giovanotto, però c'è una cosa. Questa fanfara per la quale hai sofferto, gioito, pianto, esultato e corso fino allo spasimo, dando tutto te stesso, affinché noi bersaglieri tutti esultassimo e ci sentissimo esaltati nel sentire le tue note. La fanfara gelosa e qualificata custode del bersaglierismo più puro.
Essa rappresenta la nostra anima, il nostro sentimento, il nostro amore. Tu sei un maestro di fede, di impegno e di amore. Non venire mai meno al tuo credo, guai a te. Il bersaglierismo, quello sano, quello vero, ne sarebbe seriamente infirmato. Concludo non senza aver inneggiato il nostro eterno motto. Bersagliere a 20 anni, bersagliere per tutta la vita. A tutti voi e ai vostri cari gli auguri di ogni migliore fortuna. Caro Virginio del Prato, i nostri più vivi rallegramenti, ai tuoi magnifici bersaglieri, componenti la fanfara, il nostro apprezzamento più sentito con gli auguri di ogni bene, affettuosamente la sezione bersaglieri di Ognano. Generale Arturo Scattini, Bergamo, gelosa e qualificata custode del bersaglierismo più puro, 25esimo di fondazione, la sezione bersaglieri di Ognano, con gratitudine e amicizia. Io voglio un applauso per questo bersagliere, perché davvero ha superato questo momento di grande emozione, è stato commovente per tutti quanti. Grazie per questa consegna importante, 25 anni di Fondazione della Fanfara non sono cosa da tutti i giorni, quindi grazie a voi qui di Ognano, che avete, insomma, loro ormai sono ognanesi d'adozione, giusto? Dottor del Prato, Virginia del Prato e tutti i suoi bersaglieri. Possiamo dare le chiavi del paese di Ognano. Grazie a tutti e scusate per il grazie di cuore, grazie di cuore. Presidente della sezione Associazione ANP Bersaglieri di Ognano, Adriano Benedetti. Facciamogli ancora un applauso, se lo merita davvero.